Eccoci qua. Bene, io sono Agostino Losardo, beneficiario spinner per un progetto di trasferimento tecnologico, WEAL si chiama, Web Enabled Ambient Assisted Living. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Parma e l'azienda Ecubo SRL, anch'essa di Parma, ed è un'azienda attiva da qualche anno nel settore delle tecnologie assistive. Bene, poiché spesso l'autonomia e la possibilità di vita autonoma e indipendente nel proprio ambiente domestico risulta condizionata dal modo con cui si interagisce con l'ambiente, e quindi l'autonomia purtroppo a volte risulta compromessa dall'impossibilità di svolgere delle azioni domestiche quotidiane, semplici magari. Da un po' di tempo si guarda a quelli che sono gli ambienti cosiddetti intelligenti. Ecco, iCubo ha realizzato e ha sviluppato un sistema di domotica assistiva, ci tengo a precisarlo, che si chiama Cardea, che a tutti gli effetti è un sistema di domotica con la particolarità appunto che è rivolto all'assistivo, nel senso che fornisce particolari funzionalità avanzate di sicurezza, controllo e monitoraggio continuo che lo rendono particolarmente adatto a questo contesto, al contesto assistivo appunto. L'idea che è stata realizzata grazie al progetto Spinner è stata quella di estendere tutte le funzionalità domestiche che fornisce il sistema localmente al mondo internet, quindi il fatto di poter fornire il pieno controllo dell'ambiente domestico da qualsiasi posizione remota. Dicevo che è stato realizzato questo sistema Cardea da iCubo in collaborazione col centro TAU, sta per Centro Tecnologie Assistive dell'Università di Parma, e la caratteristica fondamentale del sistema è che è praticamente completamente basato su una comunicazione di tipo internet, anche localmente. Cioè, e questo fondamentalmente ha due vantaggi, cioè il fatto di essersi basati su uno standard, quello TCP/IP appunto, così diffuso, ha due ricadute: l'abbattimento dei costi, perché uno standard diffuso ovviamente permette una riduzione dei costi, non ci siamo legati a standard proprietari, quindi a bus proprietari, e dall'altro lato aumenta l'interoperabilità. Altre caratteristiche importanti sono la piena riconfigurabilità del sistema, soprattutto lo permette anche dinamicamente, questo può permettere di adattare il sistema, fa sì che il sistema si possa adattare anche dinamicamente nel caso in cui ci siano nuove necessità subentrate. E un'altra cosa molto importante è il fatto che è stata curata bene l'affidabilità. Proprio questa caratteristica fa sì che il sistema sia particolarmente adatto al contesto assistivo. Quindi Cardea fa tutto quello che fa un sistema di domotica, quindi il controllo delle luci, il controllo dei varchi, il controllo degli allarmi, la gestione degli allarmi, delle intrusioni, del riscaldamento, tutto quello che può fare un sistema di domotica, con la caratteristica in più che è stata curata particolarmente la sicurezza, proprio perché è un sistema di domotica assistiva soprattutto. La sicurezza sia dell'ambiente, quindi ci sono una serie di sensori ambientali installati nell'ambiente che permettono di rilevare condizioni anomale, condizioni di pericolo e di rivelarle anche all'utente. Addirittura possono attivare questi sensori delle azioni, dei meccanismi di sicurezza. Una cosa importante è che questo è affiancato, in parallelo ci sono una serie di sensori indossabili che diciamo è un po' di tempo che stiamo integrando nel sistema, e questi sensori forniscono assistenza e supporto alle persone che lo indossano. Nel caso specifico, iCubo ha realizzato un sensore indossabile che permette a chi lo indossa di chiamare un soccorso tramite un pulsante presente, e permette a chi monitora il proprio caro, il paziente, di sapere in ogni momento dove si trova e eventualmente di sapere se è caduto, perché è un sensore di caduta anche. Tutto questo è gestibile tramite dei semplici pannelli di controllo. Qui si vede l'architettura del sistema, che
che è costituito fondamentalmente l'unità fondamentale intelligente, il FAME, che da un lato si collega ai sensori e agli attuatori di campo, dall'altro via Ethernet si collega alle unità, comunica con le unità di supervisione. Il progetto Spinner ha permesso appunto questa estensione a Internet e concretamente la cosa si traduce nell'aver realizzato questo blocco che vedete evidenziato in basso a destra. È stato realizzato, sì, questo azzurro che comprende il database, il web server, il gateway. Praticamente è stato realizzato un meccanismo di comunicazione, questo non è altro che l'implementazione di un meccanismo di comunicazione tra il server che esiste, il server domotico Cardea, e il web server. Il meccanismo di comunicazione è di tipo asincrono, questo per questioni di affidabilità e per questioni di. Abbiamo voluto evitare eventuali latenze, tempi di latenza che potevano impattare sull'efficienza. Ecco, ovviamente uscendo su internet è stato importante curare la sicurezza della comunicazione verso l'esterno, questo tramite ovviamente i protocolli standard HTTPS, ma sono stati anche implementati dei meccanismi sofisticati di autenticazione degli utenti e di differenziazione degli utenti in base a dei privilegi che permettono di differenziare le funzionalità e diciamo, le cose che un utente può fare. Tutto questo per far sì che, per fornire la possibilità di poter avere il pieno controllo da remoto dell'ambiente domestico utilizzando semplicemente un web browser. Qui si vedono un po' di screenshot delle interfacce grafiche, giusto per far vedere un po' come il sistema permette di interagire con l'utente, come si può interagire col sistema. La grafica è un po' ancora primitiva, ma era solo per far vedere qualche funzionalità. Qui si può vedere il login, quindi l'autenticazione. Qui sono stati rilevati degli allarmi, in questo caso sono delle intrusioni. Davanti Ma chi è davanti al video che guarda questo al video? video può esserci, nel caso più semplice, un parente, io che voglio vedere cosa fa mio nonno, cosa succede nell'ambiente domestico magari in cui vive mio nonno. Nel caso più generale, questa abilità ci arrivo comunque, potrebbe essere un centro servizio, un operatore, un medico, un infermiere, Che chi. sia un utilizzo, diciamo, da parte di un parente, Sì, insomma, anche che nel sia da caso, casa, sì, sia da può parte di essere un assistente semplicemente il parente. sanitario piuttosto Perfetto, è che di così. soccorso, Sì, insomma. ci arrivo comunque. Quindi qui dicevo, si vedono due notifiche di intrusione. Questa è un'altra schermata che permette di monitorare quell'ambiente, una sala e bagno, e si può vedere che posso sapere tutto, lo stato di tutti i sensori, le porte, i varchi, le luci. Posso agire, accendere una luce, togliere la corrente ad una presa elettrica, interrompere il flusso dell'acqua. Posso avere il pieno controllo da remoto. Quest'altra invece è altrettanto importante perché permette di registrare gli operatori che possono utilizzare il sistema, assegnando a loro dei compiti in base a un privilegio assegnatogli. Io posso, diciamo, discriminare gli operatori a seconda delle funzionalità e in base al privilegio che gli assegno. Ecco, qui ritorno al discorso. Ecco, si può. Questo, il fatto di aver esteso ad internet e quindi fornito il pieno controllo dal remoto dell'ambiente domestico abilita inevitabilmente dei nuovi modelli di assistenza. Nel caso più semplice, dicevo, può essere il parente che vuole sapere e controllare lo stato dell'ambiente e le funzioni domestiche che sta svolgendo il proprio caro a distanza. Nel caso del sensore di caduta può sapere anche se è caduto, se sta in piedi, se sta bene. Nel caso più generale, questo è reso possibile soprattutto grazie alla capacità del sistema di scalare, si può pensare a un centro servizi verso cui convergono tutte le informazioni provenienti da più residenze protette. A questo punto si ha una centralizzazione di tutte le informazioni che possono essere utilizzate nel modo più opportuno, disponibili per un operatore, per un medico, per appunto essere utilizzate nel modo più opportuno. Ecco, il gruppo di lavoro è particolarmente attivo nel campo della ricerca scientifica, soprattutto nel settore delle tecnologie assistive. Le ricadute di questa ricerca hanno permesso di sviluppare delle collaborazioni con diversi enti.
Queste collaborazioni nella maggior parte dei casi hanno portato a delle sperimentazioni sul campo vere e proprie. Ci sono diversi siti attivi, se ne vede uno in foto lì a Tiedoli in provincia di Parma, in cui ci sono degli alloggi per anziani che sono assistiti dal sistema, o meglio, il sistema è lì installato e fornisce supporto all'assistenza. Altre collaborazioni sono in corso con l'Associazione Sclerosi Multipla, ad esempio, per cui stiamo realizzando un sensore personale che permette il monitoraggio di alcuni parametri personali. In questo caso ci hanno richiesto la frequenza cardiaca, quella respiratoria e la temperatura. Ovviamente poi questo sensore si interfaccia al sistema Cardea e quindi può essere benissimo integrato nel sistema. In sintesi, Cardea è nato con l'obiettivo di poter fornire uno strumento in più che possa in qualche modo aumentare l'autonomia delle persone sole in casa. Gli obiettivi perseguiti sono stati principalmente quello di realizzare un sistema flessibile e aperto quanto più possibile e soprattutto che sia semplice e utilizzabile da un pubblico quanto più ampio possibile. Appunto, sono state pensate infatti delle modalità alternative di interazione, funziona già il sistema vocale e sono in sperimentazione altre modalità di interazione di tipo BCI, Brain Computer Interface. L'estensione al web quindi ha abilitato la possibilità di avere il pieno controllo di tutto l'ambiente, di tutte le funzionalità da remoto. Ciò ha portato alla abilitazione di nuovi modelli di assistenza, quindi telemonitoraggio, telecontrollo, teleassistenza. Questi nuovi modelli, ci tengo a precisare, ovviamente non pretendono assolutamente di sostituire quegli esistenti, anzi, al contrario, la cosa che cercano di fare è di integrarli con l'obiettivo di aumentarne l'efficacia e possibilmente ridurne i costi. Tutto qui.